E anche in una misura più ristretta succede lo stesso nelle nostre comunità parrocchiali, per esempio, quando due o tre incominciano a criticare un altro e incominciano a sparlare di quello e fanno una unità finta per condannarlo, si sentono sicuro e lo condannano. Lo condannano mentalmente, no? Come atteggiamento. Poi si separano e sparlano uno contro l'altro, perché sono divisi, no? Per questo il chiacchiericcio è un atteggiamento assassino, perché uccide, fa fuori la gente, fa fuori la fama della gente.